Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe. Finalmente riesco a fare questo video dove andremo a vedere un attimino il nuovo Warframe Garuda e l'arma nuova che si è portata appresso, vale a dire il fucile, anzi, o meglio, la balestra Nagantaka. Tra l'altro vi faccio vedere che qui mi sono anche preso il mio primo Moa. L'ho chiamato Chicken Moa, visto che mi ricorda tantissimo un pollo con questa testa, ma vabbè, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere com'è questo nuovo Warframe. Innanzitutto, per ottenere Garuda bisogna completare la quest Vox Solaris su Fortuna, perché al compimento della quest riceveremo la blueprint da Eudico. E poi, per ottenere i tre componenti, quindi i sistemi, i chassis e le neurotiche, bisognerà affrontare le bounty che ci darà Eudico su Fortuna. Sono tutte e tre i componenti, sono tutti e tre ricompense non comuni, quindi si trovano abbastanza facilmente e inoltre si trovano nelle tre bounty più facili da affrontare, quindi è veramente facile ottenerle. Un pochino più complicato invece è il crafting di questi tre componenti, perché per ognuno di questi sono richiesti dei minerali nuovi che vengono appunto trovati su Fortuna. Magari vi faccio uno schemino, vi faccio vedere quali sono le risorse necessarie per i crafting. Garuda è il nome di una creatura mitologica della religione indù, se ho capito bene. Però in realtà il personaggio di Warframe, più che l'induismo, mi ricorda tantissimo i vampiri. Perché per le sue abilità molte sono ispirate al sangue, tant'è che c'è anche appunto il glifo che prevede di poter completamente coprire di sangue il nostro personaggio. Insomma, Garuda è il Warframe ideale per gli amanti dello splatter e del gore, ragazzi. Comunque, vediamo di affrontare qualche nemico così mettiamo alla prova le sue abilità. Allora, la prima abilità, Dread Mirror, praticamente assorbendo la vita di un nemico genera uno scudo che ci protegge dai danni. Inoltre, tenendo premuto il tasto, possiamo rilasciare i danni assorbiti in faccia ai nostri nemici e quindi facendo ulteriormente danno. La seconda abilità invece, Blood Altar, praticamente consiste nell'impalare a terra un nemico. Vlad l'impalatore vi dice niente, ragazzi. E vedete, attorno a questo nemico si genera quest'area di influenza dove noi praticamente veniamo curati. Quindi trasformiamo un nemico in una sorta di torretta curativa per noi e per i nostri compagni di team. Niente male davvero. La terza abilità invece è una cosa un po' più particolare perché praticamente sacrifica il 50% della vita di Garuda per ottenere un 25% di energia in più. E questo potrebbe sembrare una cosa poco logica da fare, ma ci sono delle situazioni in cui invece conviene, perché magari possiamo utilizzare l'energia che abbiamo guadagnato per castare la seconda e quindi recuperare la vita che abbiamo sacrificato in tempi abbastanza brevi. Senza contare poi che con le mod possiamo incrementare la quantità di energia che guadagniamo. La quarta abilità, Seeking Talon, praticamente invece infligge danno ai nemici in un'area. Tenendo premuto il tasto per attivare l'abilità possiamo incrementare l'area d'effetto e tutti i nemici che vengono coinvolti subiscono 150 danni di base, possono essere incrementati con le mod, e se non vengono uccisi dall'abilità comunque sono soggetti a sanguinamento, quindi niente male davvero. Infine fatemi spendere due parole sulla passiva di Garuda, perché praticamente più sarai in fin di vita e più danno infliggerai ai nemici. Quindi si può giocare anche su un delicato equilibrio tra la salute di Garuda e il danno che vogliamo infliggere ai nostri nemici. Non ho controllato, non ho verificato se questa particolarità, se questa abilità passiva influisce anche sulle abilità, nello specifico sulla quarta abilità di Garuda. Questo, ragazzi, sinceramente non ve lo so dire, anzi, se voi ne siete a conoscenza, fatemelo sapere nei commenti. Bene, ora non rimane che tornare sull'astronave per vedere le build di Garuda e della Nagantaka, però già che ero qua mi sono fatto prendere dalla voglia di sperimentare. E ho attivato il datamass per cercare di liberare l'avamposto. Non è finita molto bene, anche perché devo ammettere che Garuda non l'ho ancora usata un granché, quindi non la padroneggio ancora tantissimo. Però è stata una buona esperienza per testare le varie abilità di Garuda. Fatemi spendere anche due paroline sul mio Pet Moa. Sinceramente l'ho usato in diverse missioni prima di venire qua.
e devo dire che l'ho trovato molto molto più efficace nelle missioni tradizionali. Purtroppo qui nell'open world di Fortuna è sempre a terra, ragazzi, non capisco come mai. I nemici sono anche più deboli di quelli che ho affrontato nelle altre missioni, eppure è sempre giù. Infatti, vedete, mi tocca sempre andare a cercare di resuscitarlo, poverino. Non so per quale motivo, evidentemente funziona molto meglio, anche le sue bombe di gravità funzionano molto meglio nei corridoi delle missioni standard. Va bene, detto questo, ragazzi, torniamo sull'astronave, va, che è meglio. Allora, eccoci qui. Una cosa che non vi ho ancora detto è che se non equipaggiamo nessuna arma melee, potremo utilizzare direttamente gli artigli di Garuda, che quindi non sono soltanto decorativi, ma sono una vera e propria arma. L'importante è non equipaggiare nessuna arma melee. Purtroppo però non contano ai fini del Mastery Rank, questo ci tengo a sottolinearlo. Questa è la mia build di Garuda, build poveraccia, come al solito vedete ho messo soltanto una forma. Comunque ho equipaggiato Steel Charge per incrementare il danno corpo a corpo, visto che Garuda fondamentalmente è una picchiatrice. E poi ci sono tutta una serie di mod, intanto qua c'è Lotus che rompe le scatole, per incrementare la capienza dello scudo, la salute, soprattutto la salute. Infatti Vitality è fondamentale in questa build. Molto importanti sono anche Primed Continuity e Primed Flow. Naturalmente, se non avete la versione Primed, va benissimo anche la versione normale. Comunque, la mod fondamentale di questa mia build è Vitality. Questo perché, oltre a incrementare la vita della nostra Garuda, sfrutta anche al meglio quella che è la sua passiva. Qua intanto vedete ci sono le altre mod che ho impiegato. Alcune di queste sono tranquillamente sostituibili con altre. Però Vitality è molto importante appunto per andare in sincro con la passiva, perché vi ricordo che più Garuda si avvicina alla morte, più il suo danno aumenta. Passiamo ora a vedere invece la build della Nagantaka, questa nuova arma primaria, questa nuova balestra che è arrivata assieme a Garuda. È un'arma che non è che mi faccia proprio impazzire tantissimo, certo dà soddisfazione quando shotta i nemici, però non mi fa impazzire perché trovo che non sia così precisa. Comunque, la build è incentrata sul fatto di fare molto danno e fare anche danno critico, quindi tutte le mod o quasi, c'è questa Infected Clip che potrebbe anche essere sostituita con altro, ma tutte le mod sono improntate appunto sull'incrementare il danno di base e il danno critico. Da ultima vediamo anche gli artigli di Garuda, perché comunque sono un'arma, anche se non contano ai fini del Mastery Rank, ma sono anche questi moddabili. C'è Vermilion Storm come stance per gli artigli che ho messo, e poi ci sono una serie di mod per incrementare la velocità d'attacco e il danno che infliggiamo con questi artigli. Sostanzialmente, vabbè, c'è Live Strike anche per assorbire un po' di salute dai nemici che andiamo ad attaccare, però sostanzialmente, come potete vedere, sono tutte mod incentrate sull'incrementare la velocità e il danno che andiamo a fare. C'è anche qualche mod per gli stati alterati, perché male non fanno. Tutto sommato, visto che la Nagantaka alla fine la puntiamo tutta sul danno critico, mi sembrava anche giusto sfruttare gli artigli per fare un po' di danno elementale. Naturalmente Garuda è pensata per essere utilizzata con questi artigli, e in effetti devo dire che è anche molto appagante vederla in azione quando li sfodera. Comunque ragazzi, questo è quanto per le build di Garuda e delle sue armi. Sicuramente ci sono molti altri modi per poterle buildare, anche sicuramente molto più efficaci della mia. Quindi io vi invito nei commenti a lasciare le vostre build e a darmi dei suggerimenti in merito. E niente, vi do appuntamento a un prossimo episodio. Ciao ciao!